Oggi vi sono delle rappresentazioni bellissime della professoressa Peruzzi sull'invecchiamento nell'arte. Prima di cedere la parola alla illustre oratrice, mi preme sottolineare che queste iniziative, questi quattro appuntamenti, che non si fermeranno qui con queste quattro relazioni, ebbene, sono dovute all'impegno, alla volontà, al desiderio di Luca Borzani, che ringrazio sentitamente per questa iniziativa. E dai vari incontri che abbiamo fatto è uscito un manifesto per una nuova cultura dell'invecchiamento, una questione cruciale dell'oggi, che non rimarrà carta morta, perché vorrebbe essere un servizio per la città, un inizio per la città. Mi fa piacere ricordare i firmatari di questo manifesto, che sono Luca Borzani, Lorenzo Caselli, Alessandro Cavalli, Alberto Diaspro, Roberta Papi, Stefano Poli, Claudio Regazzoni e io. Questo manifesto è stato cofirmato da un centinaio di personalità genovesi e non solo. Considero questo manifesto una promessa per continuare e per un futuro con particolare attenzione all'invecchiamento. E ancora un sentito ringraziamento a Luca Borzani. La professoressa Peruzzi ha avuto la cattedra di storia dell'arte in un liceo classico di Modena, lavora a Modena, ma non solo a Modena, in diverse città dell'Emilia e Romagna. È stata ed è consulente di gallerie e istituzioni. Recentemente ha curato con il Museo Civico e la Provincia presso il Palazzo Ducale di Modena la mostra intitolata Passaggi, tempi e geografie dell'arte moderna dal Rinascimento alla globalizzazione. Oggi penso che attraverso il tempo, attraverso gli stili, attraverso differenti artisti, ci darà un'immagine di differenti declinazioni della vecchiaia. Grazie. Grazie mille. Io ho accettato molto volentieri questo invito, anzi ringrazio, perché sono emiliana e gli argomenti di cui mi sono occupata fino adesso, di carattere emiliano, si incrociano molto spesso proprio con il tema della vecchiaia e vedremo in questa mia breve carrellata perché. Soprattutto, innanzitutto perché un motivo è che quando si parla di vecchiaia nell'arte si presuppone un atteggiamento di tipo naturalistico, un atteggiamento di presa di coscienza della realtà. Quindi la cultura emiliana, l'arte figurativa emiliana, a partire dal romanico, si è sempre interessata, si è sempre aperta a questo interesse per il vero e quindi a questo interesse per la vita, per lo scorrere del tempo e per la rappresentazione realistica. Naturalmente, però, prima di arrivare a questi argomenti centrali, bisogna velocemente fare una carrellata su quelli che sono gli elementi che noi ritroviamo sull'argomento vecchiaia nell'antichità classica, cioè come la cultura delle varie epoche, quindi gli artisti, hanno affrontato il tema della vecchiaia a partire dal mondo greco. Il mondo greco classico, naturalmente, per il mondo greco classico il confronto con la vecchiaia, tra vecchiaia e giovinezza è stato drammatico. È stato drammatico nel senso che nell'arte classica, gremita di eroi, gremita di divinità meravigliose, gremita di figure idealizzate, doveva apparire molto desolante la rappresentazione della decrepitudine.
decadenza fisica. Io vorrei partire da alcuni versi di Saffo che sono di una modernità straordinaria, che ci dicono tutta questo dramma vissuto anche in età classica. Voi amate, ragazze, i bei doni delle muse cinte di viola. È la vostra ora, prendete la lira melodiosa per il canto. A me la pelle era così tenera, che era così tenera, la vecchiaia ha devastato. E da neri capelli sono diventati bianchi. E greve si è fatto il cuore. E non reggono i ginocchi che volavano danzanti come cerbiatti. Ora gemo sovente, ma cosa potrei fare? Ecco, sono versi, veramente per me sono sconvolgenti, proprio perché c'è un senso, una sconsolatezza dietro e anche una visione così di una donna quasi indifesa di fronte allo scorrere del tempo, che ce la fanno apparire di una modernità incredibile. La elaborazione filosofica della vecchiaia avviene non solo in Grecia, ma anche a Roma. A Roma, nell'arte romana, abbiamo un'opera centrale. Io vi parlo di arte, però è chiaro che non possiamo non fare riferimento anche a questi spunti di carattere letterario e filosofico. C'è un'opera centrale che è l'apice, è la summa della concezione della vecchiaia e della condizione esistenziale proprio della vecchiaia, che è il De Senectute di Cicerone. È Cicerone che prende in considerazione proprio come la vecchiaia possa essere considerata sotto due aspetti diversi: da una parte dolorosa e quindi però anche consapevole di quella che è l'esperienza accumulata, dall'altra parte, che è anche questo l'aspetto che vedremo apparirà molto forte nell'arte figurativa, è una vecchiaia rappresentata in modo comico, in modo caricato, quasi per esorcizzare la paura del decadimento fisico. C'è un'altra, brevemente, un'altra indicazione. Nell'Iliade il vecchio Nestore dice: potrò comandare col senno e con le parole. Questa è la parte dei vecchi. Quindi è una rappresentazione consolatoria, cioè non si può più agire fisicamente nella vecchiaia, però durante, fra l'altro, la guerra di Troia si può agire con la mente. Ma nella bellissima raffigurazione che io vi sto facendo vedere di questo vaso, di questa anfora a figure rosse dei Musei Vaticani, con la raffigurazione di Ettore che si allontana da casa, noi vediamo un'immagine proprio di contrapposizione tra vecchiaia e giovinezza. Il vecchio Priamo, bellissimo, con i capelli bianchi, si appoggia sconsolato con la mano ad un bastone e sta lacrimando, le lacrime gli scendono dagli occhi. Con l'altra, quindi, si asciuga con una mano il bastone, con l'altra si asciuga le lacrime, mentre osserva l'amato, bellissimo figlio, che va contro il suo destino. Quindi abbiamo una prima rappresentazione di contrapposizione tra quello che è il destino del giovane e quello che lascia in mano nel cuore della persona anziana. Però la nostra ricerca del vero, dal punto di vista artistico, noi la possiamo cominciare partendo dall'età ellenistica, cioè finita l'età classica in Grecia, con l'ellenismo si diffonde una nuova sensibilità, che è una sensibilità legata alla commedia di Menandro, è una sensibilità legata ad una nuova forma anche poetica che è l'epigramma, per cui si cominciano a rappresentare delle scene di carattere privato, si comincia a rappresentare la realtà, ma come voi vedete per esempio in questa scultura, il vecchio pastore in modo estremamente caricato. Questo è proprio un carattere dell'ellenismo, per cui la rappresentazione della realtà diventa un elemento costante nell'arte, ma quello che conta molto è l'altezza stilistica l'elaborazione artistica della scultura.
cultura. Cioè, quello che conta, come diceva Aristotele nella retorica, non è tanto l'argomento che viene rappresentato, ma è l'altezza dello stile, è la elaborazione artistica. Quindi tutto è degno di essere rappresentato. Pensate che in età ellenistica, lo sapete bene, venivano rappresentati non solo i vecchi, non solo scene di vita quotidiana, ma sono gli anni in cui viene rappresentata la Venere che esce dalle acque, in cui vengono rappresentate le figure meravigliose delle divinità femminili in tutta la loro sensualità. Ma noi adesso stiamo attraversando la strada della vecchiaia e quindi anche un po' la strada, diciamo, della bruttezza dal punto di vista del soggetto, ma non dal punto di vista della raffinatezza dello stile. Quindi l'arte comincia a rappresentare un frammento della realtà con anche un'attenzione, come voi vedete già da questo, ma possiamo vedere anche da questa vecchia che torna dal mercato, questa venditrice, una certa attenzione per l'aspetto sociale. Quindi la rappresentazione della realtà, ma in più anche un'attenzione per quello che è l'elemento sociale, come noi possiamo vedere anche in questa scultura stupenda del Louvre, che è in realtà ha due titoli. Uno è Il vecchio pescatore, ma ha anche un altro titolo che è molto interessante, che poi vedremo perché, che è chiamato, scusate, questa è della Galleria Borghese, è chiamato Il Seneca Borghese, della Borghese. Il vecchio pescatore, che è rappresentato anche in questa scultura invece che viene dal Louvre, dove appunto compaiono i segni della non solo della vecchiaia, ma anche vengono analizzati degli aspetti di carattere sociale. Ricordiamoci la raffigurazione di Seneca, perché poi la ritroveremo nell'arte del Seicento in un modo molto molto programmatico. Qui viene messo in evidenza il corpo grinzoso, il volto grinzoso, con anche una certa ricercatezza dal punto di vista dell'anatomia. Quello che non va mai dimenticato, quello che non viene mai meno, è il virtuosismo imitativo, il virtuosismo dello scultore che rappresenta un senso vibrante della vita, un senso della vita che è estremamente intenso in una scultura come questa, cioè che rappresenta una donna anziana, che però ci fa pensare a che cosa? Ci fa pensare al teatro, cioè questa donna come un'attrice della tragedia sta ruotando, anche della commedia, sta ruotando il capo verso l'alto, manifesta un'accorata apprensione. Quindi abbiamo proprio il senso della ricerca recitativa e quindi anche una certa introspezione psicologica. Quindi siamo passati dalla rappresentazione della realtà ad una lettura di livello sociale, ad una lettura un pochino ancora più approfondita, cioè questa dell'attenzione di carattere psicologico, che è evidentissima in una delle sculture, diciamo, più brutte ma nello stesso tempo più belle, nello stesso tempo più famose dell'arte ellenistica, la vecchia ubriaca. Questa vecchia ubriaca che proprio addirittura che stringe a sé la fiasca di vino presenta anche una certa nudità, addirittura è scollacciata la veste, le scopre le spalle, le scopre il petto. È uno studio sincero di vita, ma c'è anche un atteggiamento, comincia ad entrare nella cultura ellenistica e nell'arte di questi anni, siamo nel terzo secolo, un certo senso di solidarietà umana, cioè tutto è degno di essere rappresentato. Questo è uno dei molteplici aspetti della vita, in particolare questo necessita anche, muove i nostri sentimenti di partecipazione. La seconda velocissima tranche di vita è dedicata al ritratto.
accanto, cioè nella cultura ellenistica, accanto a queste rappresentazioni di carattere realistico, ci sono anche i ritratti. Dico, è una novità, perché nell'arte classica, nell'arte del periodo classico, il concetto del ritratto individuale non esiste. Il ritratto nasce proprio perché con l'ellenismo ci si avvicina all'individualità, con la diffusione anche e soprattutto della filosofia sofista, quindi c'è viene attribuita sempre più importanza alla coscienza, alla consapevolezza individuale, l'arte diventa sempre più al servizio dell'individuo e non della polis, quindi tutto questo porta anche alla rappresentazione dei tratti individuali, però questi tratti individuali hanno un carattere particolare nell'arte ellenistica, non sono ritratti di uomini di tutti i giorni, sono i ritratti dei filosofi, sono i ritratti dei poeti, sono i ritratti dei tragediografi, questo è il ritratto di Euripide, cioè si assiste ad una sorta di esaltazione di quelli che sono i valori intellettuali, quindi tutti i personaggi ritratti vengono celebrati nella loro fortissima personalità intellettuale, con anche certe variazioni sul tema, perché ci sono questi bei vecchi dallo sguardo intenso che sono curati nella capigliatura, nella barba, ma ci sono anche i vecchi filosofi cinici che, come questo appunto, che vengono rappresentati in un modo così molto, molto, molto forte. Questo non ha certo un'aria tranquilla e compassata. Questo è un ritratto nel quale, e questo è il ritratto dell'anziano Menippo, nel quale quello che stupisce è come il carattere, l'ideale del Kalos Kayagatsos che aveva caratterizzato l'arte classica si è completamente rotto, si è arrivata all'esaltazione eroica della vita dell'intelletto, ma come vita dura che distrugge il fisico. Quindi quanto più un fisico è come questo, un po' grasso, malandato, però comunque è estremamente forte dal punto di vista psicologico, nonostante abbia le spalle cadenti, i piedi piatti, tutti e due appoggiati proprio fortemente sul terreno, il mantello tenuto così un po' alla bene meglio a coprire la pancia che gli sta anche uscendo, che non riesce a coprire del tutto. Quello però che ci colpisce è l'espressione penetrante, il contrasto proprio tra il fisico e la consapevolezza del proprio valore spirituale, che diventa addirittura disarmante in questo, mi viene da dire, ritratto di Diogene, rappresentazione di Diogene di Villa Albani, dove Diogene diviene veramente, attraverso il suo fisico, attraverso la bruttezza del suo fisico, l'emblema del rispetto, del disprezzo per le convenzioni sociali. Diogene è proprio l'incarnazione di questa assoluta mancanza della cura del corpo, come testimonianza diretta però di vita diretta e coerentissima del valore dato invece allo spirito, l'indipendenza dello spirito che si manifesta attraverso una indipendenza manifestata in modo eccessivo, in modo accentuato, delle convenzioni. Questo è un altro ritratto che poi tornerà un pochino più avanti, vi ripresenterò, perché questo ritratto è intitolato Lo pseudo Seneca, probabilmente un ritratto di Seneca. Senz'altro è la tipologia del Seneca che verrà ripreso anche dagli artisti del Seicento come modello di vita, un modello di vita che servirà anche nella rappresentazione dei soggetti di carattere religioso. È il vecchio saggio al di sopra di tutto,
tutto proteso soltanto alla cura della propria vita interiore, con le ciocche scompigliate, lo sguardo al cielo, e capite come un volto come questo, dalla pelle rugosa, dall'espressione molto intensa, sarà un modello per la rappresentazione di tutti i santi della Controriforma che popolano nelle nostre chiese, i santi che guardano vecchi, naturalmente, molto spesso anche un po' scarmigliati, altre volte invece più atteggiati con maggior cura, che però popolano tutta il periodo della Controriforma. Se noi passiamo al concetto della vecchiaia a Roma, la scultura che meglio rappresenta questa idea è il Togato Barberini, perché nel Togato Barberini, dove si appare questo nobile romano vestito elegantemente con grande cura, che presenta due ritratti di anziani che sono praticamente ilari, gli antenati, ed è questo ritratto, questo Togato Barberini, l'affermazione di una continuità familiare, di un rapporto generazionale che è estremamente importante. Quindi abbiamo nel mondo romano questa visione in tutto sommato positiva, che poi si concretizza anche in che cosa? Nel culto dei lari, nel fatto che agli antenati venga fatto il ritratto, addirittura attraverso anche la maschera funeraria, e sono i lari che accompagnano l'uomo romano nella sua vita, che accompagnano le nuove generazioni. È chiaro che il Togato Barberini si raccorda perfettamente con l'opera di cui vi parlavo prima di Cicerone, perché nel Togato Barberini si vede perfettamente, si vedono quei valori di cui parlava Cicerone, cioè l'autoritas, la sapienza, la capacità che ha comunque l'anziano, quei due anziani che voi vedete che accompagnano la persona più giovane, che riesce a seguire il concetto dell'utilitas, ma nello stesso tempo anche del divertimento. Quindi è la saggezza che caratterizza la persona anziana nel mondo romano. E Cicerone per bocca di Catone diceva che l'anziano si deve occupare delle cose di spirito, di carattere spirituale, e l'apporto nella vita pubblica dell'anziano è fondamentale, perché è paragonabile al ruolo di chi governa una nave. Ci sono i marinai che lavorano, ma nella vita pubblica non deve mai mancare la figura di chi governa la nave. E diciamo che il Togato Barberini è perfettamente la rappresentazione, è il depositario della saggezza degli antichi. Quella saggezza degli antichi che è consapevole anche di un altro aspetto, che poi ritorna anche in Seneca. La vecchiaia ha un vantaggio, ha il vantaggio di liberare dalle passioni, se tutto va bene, e la vecchiaia è dunque capace di favorire le attività dell'intelletto, quindi si perdono le passioni di carattere fisico e si arriva alla meditazione, agli studi letterari, all'approfondimento. Nella Roma della tarda Repubblica questi elementi sono evidentissimi, c'è proprio la rappresentazione di tutta l'austerità, di tutta la forza di volontà di questi uomini rudi, pieni di fierezza, che hanno fatto Roma. Un aspetto molto interessante di questi ritratti, questo per esempio è il ritratto di Osimo, di questi ritratti, guardate che sono incredibilmente, sono proprio delle maschere funerarie, perché il ritratto romano ha questo carattere di fortissimo realismo, soprattutto quello repubblicano, tardo repubblicano, e di uso non, di carattere politico, ha questo carattere di fortissimo realismo che
Bianchi Bandinelli è stato il primo che ha parlato di questo aspetto molto interessante, perché il realismo del ritratto romano è dovuto proprio al fatto che esistevano le maschere funerarie, quindi dalla maschera funeraria al ritratto fortemente realistico, sono impressionanti questi ritratti, che rappresentano, come diceva Cicerone, l'autunno della vita, come diceva Seneca in un modo un pochino più interiorizzato e un po' anche più consolante, il tempo in cui raccogliere gli ultimi frutti dall'albero, che sono anche i più saporosi, e quindi il tempo di dedicare alle attività intellettuali. Facciamo un salto. Qui questi vecchi stanno molto bene, perché sono i vegliardi dell'Apocalisse. Nelle cattedrali romaniche il posto migliore è proprio occupato da queste straordinarie figure che simboleggiano il trionfo di Dio, perché sono i vegliardi che lodano e adorano Dio e quindi assumono il ruolo di rappresentanti della Chiesa, e stanno all'entrata delle grandi cattedrali e sono, come vedete, queste famose, si definiscono statue colonna, perché sono le prime rappresentazioni, come dire, in forma realistica, in forma fisica, della scultura romanica, che ha superato il simbolismo dell'arte paleocristiana ed è tornata alla rappresentazione della natura e della verità. Accanto ancora, queste sono immagini tratte da Chartres, questi bellissimi vecchi che ci accolgono. Io qua ho messo un'immagine, per farvi vedere da dove vengo, del Duomo di Modena, la cui costruzione, tanto per datarla, è proprio 1199-1106, quindi in pochissimi anni viene costruito ed è una delle espressioni più importanti del romanico italiano, del romanico lombardo e quindi del romanico padano e quindi del romanico italiano. Ve l'ho messa perché la ricollego, ecco un'altra immagine, ad una tipo di tematica che viene affrontata per la prima volta proprio nelle chiese padane, ma in primo luogo proprio a Modena. Io qui purtroppo non ho potuto mettervi perché non ho trovato l'immagine. Questa è la porta della pescheria del Duomo di Modena, che ha nella rappresentazione, nell'archivolto, di scene, è la prima rappresentazione in assoluto, di scene tratte dal Cavalieri della Tavola Rotonda, di scene che vengono dalla letteratura romanza. Quindi una scena che parla delle virtù del cavaliere che vengono rilette in senso cristiano. Ma negli stipiti, che cosa c'è in questo portale? Negli stipiti per la prima volta c'è la rappresentazione del ciclo dei mesi. Perché il ciclo dei mesi è importante con il tema della vecchiaia? Perché molti mesi sono vecchi, cioè quelli estivi, quelli primaverili sono giovani e tanti che vanno nei campi a lavorare, quelli invece invernali sono quelli che stanno al caldo, soprattutto quali sono i due mesi più vecchi in assoluto, il mese di gennaio e il mese di febbraio. Il mese di gennaio, fra l'altro, è quello più comodo di tutti perché guarda il tempo passato, l'anno passato, però sta ad attendere quello che succederà nel futuro. Ecco, quindi allora, in queste raffigurazioni dei mesi, con la rappresentazione della vecchiaia, per la prima volta vengono affrontati questi temi di carattere, diciamo, legato alla vita, legato all'occupazione dell'uomo, ai lavori dell'uomo che diciamo
hanno una scadenza stagionale e quindi in questo senso hanno anche una ritualità che dà fiducia, diventa qualcosa di mistico anche la rappresentazione, non solo di naturalistico, realistico, ma anche di mistico, proprio perché è come una preghiera. Fa parte questo tipo di rappresentazione di quella promozione che viene fatta da parte della Chiesa di una nuova teologia del lavoro, cioè la fatica, il lavoro per la prima volta vengono nobilitati e il succedersi dei mesi rappresentano che cosa? Lo scorrere della vita, rappresentano l'itinerario del fedele verso la salvezza. È molto interessante per Modena, vi dico solo questo, per quanto riguarda Modena, che la prima rappresentazione dei mesi, il primo fregio legato alla rappresentazione dei mesi è in realtà nella porta francigena della cattedrale di Sant'Jacopo di Compostela. Ma da Sant'Jacopo di Compostela, lungo la strada dei pellegrinaggi, attraverso la Via Emilia, si arriva proprio a Modena. Tant'è vero che la porta della pescheria non è nella parte principale, nella facciata principale, ma è proprio nella facciata che dà sulla Via Emilia e quindi dà proprio sulla strada dove passavano i pellegrinaggi che andavano in Terra Santa. Quindi si apre tutto un orizzonte meraviglioso, affascinante, dove si mescola la religione, il lavoro, le leggende che vengono anche dall'Oriente. La raffigurazione dei mesi, qui vi faccio vedere alcuni esempi, c'è questo bellissimo che viene dalla Basilica di San Marco a Venezia, qui ormai siamo nel 1240, ma poi ci sono i meravigliosi mesi dell'Antelami, sempre intorno al 1215-1220, che si trovano nel Battistero di Parma, dove voi vedete come ormai la forma ha raggiunto una pienezza proprio dal punto di vista fisico, una monumentalità, e questo che questo fra l'altro rappresenta Giano, addirittura gennaio è diventato Giano bifronte, e l'altro bellissimo che rappresenta l'inverno, dove appunto si sente proprio addirittura, guardate, una naturalezza, una verità, presenta addirittura il corpo, metà del corpo è scoperto, il mantello lo copre a malapena, i piedi sono fortemente appoggiati al terreno. In queste sculture, che sono fra l'altro anche di dimensioni molto rilevanti, viene conferita una grandissima, una nuova dignità alla rappresentazione del lavoro. Ma adesso vorrei farvi vedere una cosa particolarissima. Prima una cosa divertente. Questa è la cosa divertente, è il tema della vecchiaia passa anche attraverso il mito della Fontana della Giovinezza. Fontana della Giovinezza è una storia bellissima, si pensa che ha un'origine classica, un'origine probabilmente orientale, legata anche alla cultura celtica. Comunque la ninfa Juventa sarebbe stata tramutata da Giove in una fontana le cui acque avevano il dono di restituire la giovinezza perduta. E noi qui vediamo un esempio appunto di questa fontana alla quale arrivano i vecchi, si mettono, si immergono, è una rappresentazione veramente, veramente molto, molto bella, che viene dalla Biblioteca Nazionale di Francia ed è relativa al Roman de Fauvel, che deriva da dal Roman de la Rose, dove si narra appunto delle avventure di questo Fauvel che arriva a scoprire appunto proprio fisicamente la Fontana della Giovinezza, che diventa una leggenda suggestiva immaginata dagli uomini del Medioevo per consolarsi dalla tristezza della vecchiaia. Loro cercavano continuamente rimedi alla vecchiaia, non ne trovavano e quindi si ricorre a dare proprio quasi un luogo geografico a questa bellissima fontana, questa mitica fontana. Attraverso le gesta di Fauvel l'autore ci introduce al luogo dove si trova la fontana nella quale allora i vecchi si
immergono e poi escono giovani. C'è questa rappresentazione straordinaria, bellissima nei particolari, che viene invece, siamo, quella di prima era 1320 circa, ormai siamo qui in vicinaria tardogotica, siamo nel castello della Manta a Saluzzo, dove questo anonimo maestro dà una testimonianza bellissima. La fontana della... allora, ci sono i vecchi che arrivano, e purtroppo la parte con i vecchi è andata distrutta. Arrivano, però noi li vediamo qui scalmanati, che cercano di svestirsi, si tolgono addirittura i calzini, alcuni si aiutano ad entrare, a tuffarsi nella fontana. Si tolgono i giubbotti, i giubbini, si slacciano i giubbini, poi immergono nella fontana, che diventa naturalmente, con la giovinezza diventa la fontana dell'amore, e su in alto Amore con i dardi che lancia i suoi, le sue frecce. Il tutto avviene in un bellissimo tappeto di erba, di fiori, di verde, con questa attenzione straordinaria per l'abbigliamento, per l'eleganza, per la naturalezza, e poi a un certo punto escono così. Queste sono due delle immagini che rappresentano quelli che sono usciti dalla fontana. Sono immagini straordinarie, dove vedete questi bellissimi abiti, queste capigliature stupende, dove i vecchi malandati si sono trasformati nei nove prodi e nelle nove eroine, che tutti uno accanto all'altro noi vediamo in una delle pareti del castello. Un'altra immagine del 400 tratta da Lucas Cranach, vedete, sono impazziti, si tuffano e escono felicissimi, poi addirittura là vanno a mangiare, arrivano con il carretto e poi vanno a mangiare. E adesso invece vi faccio questa veloce carrellata su una cosa molto modenese, neanche emiliana, ma proprio è proprio molto modenese. Un grande scultore che si chiama Guido Mazzoni, uno scultore del Rinascimento, uno scultore che per molto tempo è stato dimenticato, perché siamo circa nel 1470-1480, perché è uno scultore che lavora in terracotta. Quindi la storia dell'arte, soprattutto del Rinascimento, ha sempre privilegiato la materia nobile, ha privilegiato il marmo, ha privilegiato, quindi questo scultore è rimasto, diciamo, un po' nascosto come troppo naturalistico, come troppo popolare, per molti anni, fino agli anni 50. Ma è uno scultore che in realtà ha tutte le caratteristiche per entrare a pieno nella cultura del Rinascimento, perché riesce a unire due elementi, la perfetta riproduzione del corpo e la profonda espressione dei volti. Ed è questo suo forte naturalismo che gli dà proprio la possibilità anche di aprirsi all'analisi dei volti devastati dalla vecchiaia. Ne vedremo alcuni. Quindi è uno scultore che, pur lavorando una materia povera, riesce a nobilitarla incredibilmente, non solo rappresentando la fisionomia, ma anche rappresentando la profonda espressione del sentimento. In tutto questo, questo artista rientra perfettamente in un circuito culturale importantissimo, perché noi siamo a Modena. Modena è collegata a Ferrara. Ferrara è la capitale degli Estensi. A Ferrara poco prima era passato Piero della Francesca, a Ferrara lavorano i pittori fiamminghi, Ferrara è collegata a Mantova e a Padova, quindi è collegata a chi? A due grandi protagonisti del Rinascimento, cioè Mantegna e Donatello. Quindi questo artista, che sembra essere un provinciale, è a Modena, sì, però è in contatto con tutta questa
questi collegamenti che solo in questi ultimi anni sono stati messi a fuoco. Questo scultore è caratteristico, voi vedete, per una tipologia particolare, le sacre rappresentazioni, cioè questi sono dei compianti che vengono realizzati, lui non fa mai sculture uniche, realizza proprio queste rappresentazioni che hanno un rapporto molto profondo con che cosa? Con il teatro, perché proprio sembrano delle scene teatrali, che hanno anche un rapporto profondo con le maschere, cioè fra la Mazzoni e molti artisti modenesi erano anche mascherari e lavoravano per il teatro, ma queste maschere in realtà poi quelle di Mazzoni non sono delle maschere generiche, ma sono ben individualizzate, perché noi vediamo i committenti, vediamo esattamente i volti dei personaggi che vengono rappresentati, non così generici, ma proprio ben individuati. E quindi la terracotta, come voi vedete, diventa quasi una materia tenerissima da plasmare, nella quale si possono esprimere con grandissima attenzione tutti i sentimenti più profondi. Una scrittura diventa l'arte di Mazzoni sulla terra tenera, nella quale può rappresentare le rughe, i denti, i bottoni, le pieghe delle vesti, guardate, questa non è una vecchia, ma ve la metto per confronto, è la Maddalena rappresentata in questo compianto accanto al volto di Nicodemo. Guardate la bellezza di questa rappresentazione, con addirittura la lingua sollevata nel dolore, in un grido di dolore, la giovinezza che viene però sempre messa in rapporto alla vecchiaia, come vedete, la vecchiaia che in questi compianti è rappresentata spesso da Nicodemo ed è rappresentata spesso dalle figure dei committenti che stanno all'esterno del compianto, come se queste figure così realistiche fossero il tramite tra la vita vera, la vita reale e il centro della rappresentazione. Scusate, il centro della rappresentazione, vedete come che viene costruita da Mazzoni come un'onda, la Vergine al centro inginocchiata, i dolenti che le si accostano a braccia aperte con l'inclinazione particolare del busto, con una correlazione molto attenta di gesti e di espressioni, e con la rappresentazione sempre, guardate, questa è Madonna con Suor Pappina, chiamata dai modenesi Suor Pappina, che sta nel Duomo di Modena, nella cripta del Duomo di Modena, una rappresentazione della natività, di un realismo anche questo sconcertante, un realismo sconcertante che proprio ci fa pensare all'attività di Mascheraro, ci fa pensare alle sacre rappresentazioni, anche perché queste sculture poi sono tutte colorate, sono sempre state colorate e purtroppo, adesso questo è un altro argomento, sono state anche malamente restaurate, per cui alla fine dell'Ottocento, per cercare con la visione purista della fine dell'Ottocento, molte sono state pulite troppo e hanno perso questa forte valenza naturalistica. Ecco, continuo questa veloce carrellata attraverso queste immagini straordinarie. Guardate, questo è un compianto incredibile che si trova a Napoli, e nella rappresentazione, questo è Giuseppe di Arimatea, c'è il ritratto
tratto stupendo di Alfonso II d'Aragona. Quindi una rappresentazione proprio è quasi il commento di questi vecchi committenti al dolore della Vergine per la morte di Cristo. Ecco, continuo queste per farvi vedere di che cosa si tratta. Guardate questa Maddalena, sempre di Napoli, che accompagna il grido di dolore. Ecco, queste onde che si abbassano al centro, vedete anche gli abiti stessi accompagnano questa tensione drammatica e che poi trovano il compimento nelle due figure dei committenti ai lati. Impressionanti, siamo nel 1480, quindi sono immagini incredibili. Questa è una delle ultime cose di Mazzoni, isolata, si trova alla Galleria Estense ed è veramente uno dei suoi apici, probabilmente anche questo faceva parte di un compianto. A questo punto, velocemente, a Firenze in questi stessi anni che cosa sta succedendo? A Firenze, mi rendo conto che l'argomento è molto lungo, però pazienza, a Firenze si stanno facendo come delle esercitazioni di carattere fisionomico, comincia Verrocchio e poi continua Leonardo, il quale Leonardo addirittura in questi stupendi disegni, vedete, studia, di questi disegni anatomici, studia il rinsecchimento proprio del corpo dovuto alla vecchiaia. Quindi sono dei disegni che hanno anche, che esprimono una profonda concezione scientifica e che analizzano in profondità anche la natura degli uomini. Questo è famoso, questo disegno degli Uffizi, nel quale si mette a confronto la vecchiaia con la giovinezza. Voi vedete che addirittura la tecnica è diversa, mentre per il giovane Leonardo usa un disegno morbidissimo, tutto rotondo, che ci dà il senso della vitalità, i ricci dei capelli, il turgore del volto. Nel disegno invece del vecchio, la rappresentazione è una rappresentazione tutta a tratti molto secchi, proprio per dare l'idea delle rughe e di quelle angolature che caratterizzano la deformazione del volto senile. Ma una cosa molto interessante, al di là dell'esplorazione dei volti, che secondo Leonardo, come voi ben sapete, che poi arriverà, è una teoria che arriverà poi fino al Cenacolo, secondo attraverso l'analisi dei volti si arriva alle cause interiori, cioè è nei volti, nei segni del tempo, che si possono cogliere quelli che sono gli elementi interiori della personalità. Quindi è molto importante studiare il corpo, studiare il volto per conoscere la psicologia. Ma io volevo fare anche appena fermarmi un attimo su un discorso di carattere stilistico, cioè proprio Leonardo nel suo trattato della pittura dice che quando si rappresentano i vecchi corpi, i muscoli, non si devono rappresentare mai con asprezza, ma sempre, lui dice proprio, definire con dolci lumi che finiscono insensibilmente nelle piacevoli ombre. Cioè è proprio lui che parla della rappresentazione naturalistica attraverso che cosa? Lo sfumato, quello che è l'elemento essenziale della sua poetica. La vecchiaia, no, che viene rappresentata da Leonardo e che viene rappresentata negli stessi anni, siamo nel 1500, da Giorgione, la vecchia di Giorgione dell'Accademia di Venezia. Chiaramente, allora, Leonardo va a Venezia e Giorgione rimane molto impressionato da questi nuovi studi di Leonardo. Quindi, in questa
rappresentazione profonda, patetica, della vecchiaia, però viene affrontata da Giorgione con una sua nuova tecnica che rappresenta una evoluzione rispetto allo sfumato di Leonardo, cioè con una pittura unita, come diceva Vasari, una pittura fusa attraverso l'accordo tonale, quindi non più il chiaroscuro astratto di Leonardo, ma la differenziazione dei toni per rappresentare la verità, la realtà. Quello che impressiona in questa vecchia è la straordinaria intensità, la straordinaria concretezza dello sguardo, uno sguardo assolutamente penetrante. Tutto il centro, il fulcro della interpretazione è legato al cartellino. Allora, lei ci guarda, ma in mano ci guarda dietro un parapetto, fra l'altro, è vestita poveramente, ha in mano un cartellino con scritto col tempo. Allora, la mano ha un gesto, la mano portata al petto è quasi un segno di pentimento. Panofsky ha interpretato questo gesto e questo cartellino come invito alla riflessione sulla transitorietà del tempo, cioè una vanitas, cioè state attenti che il tempo passa e si diventa così. In realtà c'è anche un'altra suggestiva interpretazione in senso positivo, cioè col tempo viene sempre meno la bellezza esteriore, si diventa sempre più brutti, ma aumenta sempre di più la bellezza interiore, che si raggiunge appunto attraverso la contemplazione, che ci porta poi alla contemplazione di Dio. Questa è un'idea molto interessante perché è un'idea che viene affermata anche dagli asolani di Pietro Bembo, cioè Giorgione, che è un grandissimo intellettuale, è molto attento anche alla contemporanea letteratura, alla contemporanea poesia, e queste sono idee che si portano avanti proprio in ambiente veneziano in questi anni. La cosa però che è impressionante è questa, che il gusto, come dire, popolano di questa immagine è una vecchia, sì, popolana, ma la straordinaria qualità della pittura porta un'immagine di carattere popolano a diventare un'immagine di profondo spessore umano e di alto valore morale. Quindi c'è un ribaltamento proprio attraverso quella che era già chiamata dall'arte ellenistica lo stile, la raffinatezza dello stile. A questo punto, e poi probabilmente ho visto questo lo salto, ho visto il tempo, però questa è l'ultima parte, diciamo, emiliana, che mi preme sottolineare. Siamo a Bologna negli ultimi anni del Cinquecento, 1580. Sono gli anni importantissimi per la cultura emiliana, ma non solo emiliana, anche italiana. Perché? Allora, 1580, questo è un dipinto di Bartolomeo Passerotti, che è un pittore ancora manierista. Di lì a poco i Carracci fonderanno l'Accademia degli Incamminati, apriranno l'arte ad una nuova naturalezza, andranno a lavorare a Roma e da lì nascerà la nuova arte moderna, barocca, che noi conosciamo. Allora, vediamo un attimo per gradi. Questo dipinto rappresenta un vecchio che sta suonando, vecchio contadino, ormai in età avanzata, al cui cane sta portando via la pagnotta, e il dipinto, che all'apparenza è un dipinto quasi sgradevole, è uno di quei dipinti che vengono definiti in questi anni e che vanno tanto di moda, pitture ridicole che hanno una forte valenza morale. Perché? Palese è l'allusione scientifica ai cinque, a tutti i sensi, l'udito, la vista, eccetera. Quindi la rappresentazione realistica e scientifica. D'altra parte, nel momento in cui l'artista rappresenta
rappresenta il tatto, il gusto, li mette tutti bene in fila. Il personaggio che non si accorge del cane che gli sta portando via il pane, che sta suonando ridicolmente con una rosa infilata nel cappello, diventa un personaggio che incarna con pesante ironia quello che è uno dei temi più rappresentati in questi anni, l'erotismo senile. Sono anni in cui a Bologna vengono rappresentate delle scene incredibili proprio da Bartolomeo Passerotti, che pensate, siamo contemporanei alla pubblicazione del Cardinal Paleotti sulle immagini sacre e profane, quindi siamo in pieno clima tridentino, post-tridentino, e i pittori a Bologna si comportano in questo modo. Come si può, questa è l'allegra compagnia di Bartolomeo Passerotti che si affianca a questo dipinto di collezione modenese, e quello di prima invece è a Parigi. Sono dipinti questi estremamente, che possono apparire volgari, ma che in realtà si riscattano perché tutti hanno una profonda valenza morale. Nel momento stesso in cui il pittore rappresenta con grande realtà la parte inferiore della natura morta, ma carica così tanto la critica nei confronti di questo atteggiamento dei vecchi, delle classi inferiori, di questo tipo di società, per cui, fra l'altro appoggiandosi anche alla contemporanea commedia dell'arte. La contemporanea commedia dell'arte rappresentava proprio delle scene di questo tipo, nelle quali gli attori lavoravano seguendo un canovaccio, ma poi esasperavano certi elementi recitativi proprio per educare ed impressionare gli astanti, sempre con queste tematiche legate all'età senile. E quindi questa diretta rappresentazione del vero, che nel momento in cui diventa verità, però diventa anche il contrario di se stessa. In pochi anni dopo, Annibale Carracci che cosa fa? Fa il famoso Mangia Fagioli, che è derivato direttamente da questo tipo di rappresentazione. Però che cosa ha di nuovo, di moderno, di sconcertante? Che non c'è niente di caricaturale, è la verità, è la realtà così come noi la possiamo vedere, delle classi umili di questo contadino che sta mangiando appunto i fagioli. Quindi questo dipinto non ha più la finalità di prima, che era una finalità comica di carattere moralistico, è la rappresentazione per se stessa della realtà così com'è, e sono tutti questi elementi che costituiscono la grande modernità dell'Accademia degli Incamminati e della pittura di Ludovico, Annibale e Agostino Carracci. Nel giro di pochissimi anni, dal 1580 al 1590, si passa ad un mondo completamente diverso. Guardate queste rappresentazioni da vicino, che però, pensate bene, sì, questo tipo di rappresentazione con la definizione di pitture ridicole, che possono stare solamente in certi luoghi, che possono essere viste solo da qualche persona, che devono avere comunque delle valenze moralizzatrici ed educatrici, sono perfettamente in consonanza con quel processo di moralizzazione che ha avviato la Chiesa non solo a Bologna con il Cardinal Paleotti, ma anche a Milano con il Cardinal Borromeo. Quindi siamo proprio in un contesto molto molto interessante e pieno di idee nuove. Continuiamo ancora con queste immagini di Passerotti. Questa è la macelleria di Bartolomeo Passerotti, ancora fortemente caricaturale, ma arriviamo alla sublime naturalistica macelleria di Annibale Carracci, che ci fa vedere proprio questo aspetto della mancanza di caricatura della rappresentazione della verità. Mentre ancora, ecco, questa serie incredibile di ritratti
parti di vecchie ceche che sono state trovate e studiate pochi anni fa, proprio a Bologna, che fanno parte di una serie di ritratti di ciechi. Pensate, siamo all'inizio del Seicento. Annibale che cosa fa? In sintonia proprio con il cardinal Paleotti, rappresenta delle figure molto semplici, molto decorose nella loro verità, nella loro reale fisionomia, rappresentano una situazione particolarmente importante anche per la Chiesa, perché questi ritratti erano i ritratti di personaggi della Compagnia dei Ciechi, che era una società di mutuo soccorso costituita per volere del cardinale. Quindi pensate che importanza straordinaria avevano in questi anni dei ritratti di questo tipo. Sono sconvolgenti proprio dal punto di vista anche storico, ed è questo un modello di vecchiaia da proporre ai fedeli in una prospettiva di umanesimo cristiano, no? Volto a rievocare proprio quello che era il dominio di sé come il punto più alto della vita, che era ciò che avevamo cominciato a vedere con Cicerone, soprattutto con Catone, del dominio dei sensi, della capacità di accettare la vecchiaia, di accettare soprattutto in età di controriforma, in cui non si può far altro che accettare il volere di Dio. E io salto tutta la mia altra parte della relazione, perché ormai il tempo è concluso, però volevo finire con questa citazione, cioè la vecchiaia è drammatica. Avrei un'altra conferenza da fare con tutto il materiale che mi rimane per arrivare all'argomento molto interessante della rappresentazione della vecchiaia nell'Ottocento dal punto di vista anche sociale. Però la conclusione comunque di questa sera può essere sempre la stessa, cioè Seneca nelle lettere a Lucilio scriveva: così in questo rapido correre del tempo noi abbiamo visto sparire all'orizzonte prima la nostra fanciullezza, poi la gioventù e la vecchiaia, infine i più begli anni della vecchiaia stessa. Ed ecco che comincia ad apparire il termine comune del genere umano. Noi uomini stolti lo consideriamo uno scoglio. In realtà è un porto che si deve talvolta desiderare e mai rifiutare. Grazie. Grazie al professoressa Peruzzi. Io credo che possiamo rimanere su queste sue suggestive parole, soprattutto sulle straordinarie immagini che ci ha presentato, che ci ha proposto, ringraziandola per questo dono proprio. Non so se qualcuno ha dei quesiti da porre, qualche domanda, chiarimento, in maniera magari sintetica. Sarà per la prossima volta. Perché sarà per la prossima volta. Ah sì, c'è una... Ah. Non ho capito. Se possiamo reinvitarla per gli altri 500 anni. Ah certo, con molto volentieri. Mi sembra torno giusto. Per per i prossimi 500 anni. 500 sono un po' tanti. Sì, certo. Benissimo. Ci ha lasciato sulla fame. Sì. Grazie ancora allora, grazie a tutti voi.